Buonasera amici di Urban Week, anche questa sera siamo qui in compagnia di ospiti speciali. Noi siamo qui con il genio, però appunto, chi è il genio? Il genio è il batterista, Paolo Mongardi. Lo salutiamo. Ecco. Ciao Paolo. Bene, allora, come nasce la vostra collaborazione innanzitutto? Io so che tu provieni da un'esperienza precedente, poi avviene questo incontro. Sì. Un incontro che in realtà è avvenuto tanti anni fa, poi semplicemente ci siamo ritrovati a condividere casa e abbiamo iniziato a suonare in casa insieme e poi basta. È stata una fuga d'arte. Spontaneo. Sì. No, è stato quel periodo lì a Milano, perché poi lei stava già prima a Milano, poi mi ha ospitato, eravamo amici da tanto tempo, quindi... Appunto, io ero un po' fermo con il distributore d'auro in quel periodo là, che poi in realtà siamo stati fermi da allora, quindi cioè, e dentro casa così mettevamo insieme le varie idee che uno che aveva uno che aveva l'altra, e poi è venuta fuori sta cosa, facevamo il MySpace e da insomma nacque tutto, ma noi l'avevamo fatto insomma più per passatempo che per una, insomma, reale per una velleità di grandissime aspettative, insomma, ecco. Poi invece è andata molto bene, meno male, insomma. E infatti voi arrivate al successo presso il grande pubblico con Pop Porno, che comunque magari non è proprio la canzone della vita, però ha riscosso un successo strepitoso. Come l'avete accolto? Bene, bene, il successo no, è stata una bella notizia ovviamente quando poi riesci a suonare grazie a quello che fai, e quindi in questo caso grazie anche a Pop Porno che ci ha dato la possibilità di uscire fuori casa. Eravamo chiusi in casa tutto il tempo e invece siamo contenti, io sono contenta almeno. Io no, ma non per non sono contento in generale. No. Non lo so, mai visto cioè, il mondo come va? E beh, in effetti un po' a pallino no. Ultimamente. No, ma non è che mi dispiace, mi fa schifo proprio. No, ma scherzo. Ma comunque Pop Porno in realtà potrebbe anche essere la canzone della vita, ma non c'è niente di male, è un pezzo che abbiamo fatto. In più, molto, in realtà con quel piglio proprio... Eccoci. Ciao. Grande. Abbiamo il nostro ospite, Diego Vespa, che arriva alle spalle. Lo so. Ciao caro. Poi tanto tagliamo. Ciao, sì. E quindi, insomma, dicevo, in realtà è un pezzo che noi poi abbiamo fatto con tutta l'ironia di cui siamo provvisti, poca, però voglio dire, quella ci abbiamo. E che magari chiaramente poi quando va a scontrarsi con il grande pubblico, cioè più gente ascolta un pezzo, meno è il contatto diretto fra chi scrive la canzone e chi ascolta, no? Quindi chi non conosce precisamente chi è il genio o chi siamo noi, perché non segue magari il mondo indie, un po' la musica in generale, e chi ascolta quindi solo quel pezzo magari può anche fraintendere e pensare che quello sia un pezzo scritto con un'altra proprio mentalità, no? Mentre invece la nostra mentalità era appunto un po' ironica, cioè, è nato un po' per gioco, è nato molto per gioco, e poi fatto, e quindi chiaramente c'è questa discrepanza fra chi fa una cosa e chi la fruisce, e c'è sempre, no? Cioè, nulla da fare, è incolmabile. Voi in un momento in cui si parla molto dei nuovi media, che spesso sono un po' dannosi per quella che è l'industria poi musicale, avete invece sfruttato bene, nel senso che comunque la canzone è circolata molto su internet, YouTube, anche in televisione, perché sappiamo che è stata usata come sigla di un programma. Voi in generale sulla questione di questo rapporto cosa ne pensate? Proprio questa fruizione gratuita della musica che spesso viene... La fruizione gratuita della musica è un danno per noi che la facciamo, sicuramente. Per cui non è che sia proprio positiva come cosa, perché se è un lavoro poi c'è una retribuzione, noi viviamo di quello. Il discorso è che però se ci sono i mezzi che permettono poi di scaricare la musica, lo faccio anch'io, non è che... Per cui se c'è, c'è. L'accettiamo. Sì, magari posso solo pensare se non ci fosse vivrei diversamente, però c'è. Quindi...
Voi avete fatto una scelta curiosa nel primo album, avete fatto niente di meno che una rivisitazione della Patetica di Beethoven. Bello. Ripeto, scelta proprio curiosa, come nasce? Da chi nasce? Allora, nel disco ci sono alcune cose che magari provengono più dalla mia esperienza di ascolti e cose che invece derivano dalla sua. Ad esempio, Una giapponese a Roma è un pezzo che io non conoscevo e che mi ha fatto conoscere lei, e poi abbiamo deciso di inserire la cover nel disco. E la Patetica è il secondo movimento l'adagio di Beethoven. E nei miei ascolti, ma voglio dire, fin da bambino, semplicemente è una cosa molto semplice, cioè quando ci avevo già in mente di fare una versione un po' canzonatoria, non nel senso che non una versione che prende in giro Beethoven, ma appunto una canzone dalla musica di Beethoven, ma proprio perché credo che molte delle melodie più classiche possono in realtà diventare pop, ma questo lo faceva già Ginsburg, l'hanno fatto in tanti, anche negli anni 60-70 si usava molto, no? Ed è alla fine un modo per far vedere come la musica in qualche modo resta sempre universale, anche mettendoci la batteria e la chitarra elettrica piuttosto che i violini, i violoncelli e l'arpa. Insomma, più o meno il risultato può essere diverso, ma forse anche interessante allo stesso modo. Sicuramente non vogliamo essere allo stesso livello, cioè, vogliamo stare là dove sta Beethoven. Perché lui sta sottoterra, quindi io per il momento sto bene dove sto, poi ci arriverò anch'io. No, perché... ma sta nel limbo Beethoven, è nel limbo, con gli spiriti magni. No? Cioè... Ragazzi, sto bene qua, per il momento, tanto è solo momentaneo. E anche a noi fa piacere che siete qui, sinceramente. Lo so che devo morire, non che... Ecco, ma parliamo di una cosa importante, di questo posto che io... personalmente ci ho suonato, nel quale io personalmente ho suonato tantissime volte, già con l'Istituto Davoli, poi questo forse è il terzo concerto che facciamo oggi, ed è un posto con il quale adesso, proprio perché c'è anche Diego, no? Dobbiamo impalmarci così, così lui poi a cena mi offre più vino, così. E, no, è un posto al quale sono legatissimo io personalmente, che adoro proprio, insomma uno dei posti in cui mi piace di più suonare in assoluto in Italia. E anche la città che poi ho visitato, perché tutte le volte che sono venuto ho potuto, insomma, sono molto legato. Mi piace molto Catania, ecco, lo voglio dire perché ci tengo sempre. Ma anche quando facciamo un'intervista radiofonica da Catania è una cosa che sottolineo sempre, perché proprio ci tengo. Ecco, quindi volevo fare questa chiosa, piccola chiosa. Grazie. Così vendiamo più un po' più a nome di tutta Catania, ringraziamo. Ragazzi, che cos'è vivere negli anni X? Come si vive negli anni X o anni 10? Si vive, vabbè, c'è... Come si vive? Si vive, se posso permettermi, non uso tanto il turpiloquio, però si vive proprio di merda negli anni X, negli anni 10 direi. La prima parolaccia forse che dico, però ci sta tutta, perché non si può più stare come... non si può vivere così. Un po' quello che dicevamo prima, no? Del mondo che va pallino. Più che pallino, è andato nel pallone. Però sarebbe interessante anche chiedere a qualcuno che sta... sulla soglia, diciamo, come si muore negli anni X, come morire nel... Lui è un po' sepolcrale, no? Tu lui c'ha un po' questo interesse qui, eh? Beh, non bisogna chiedere. Sono proprio linguaggio da strada io. A voglia. Ragazzi, nuovo disco, rimane questa chiave vintage che vi ha caratterizzato già nel primo, e comunque anche l'ironia... No, ma guarda le cose. Garantisce lui, poverino. Ma belle scarpe. Grazie, gentilissimo. Io voglio sapere, grazie Cic, da dove traete l'ispirazione, se qualche volta invece è difficile mettere d'accordo due teste, due ispirazioni diverse anche. Ma non è difficile. Ci viene veramente facile, proprio, cioè, devo dire che abbiamo la capacità di capirci subito, senza neanche stare lì a dover dire no, ma questa cosa magari è giusta, per cui devo dire che non so come mai, perché solitamente le persone che collaborano anche che collaborano poi scambiandosi delle idee, non...
mi trovo bene con lui, guarda. Lui si trova bene con Catania. C'è empatia proprio, sì, da sì. Pathos, cioè abbiamo il fegato entrambi spappolato, entrambi. Ah, ecco. Quindi c'è per forza empatia proprio nell'etimo. Va benissimo, io vi ringrazio infinitamente. Ora vorrei per favore un saluto speciale per gli amici di Urban Week. No, ma siete pazzi, no? No. Niente, loro non lo fanno. No, andate. Come no? No. Se, ma dopo tutta la cosa su Catania, mo adesso non salutiamo, cioè, gli amici di Urban Week. Esatto. Chi sono? Quindi gli amici nostri, ah, i vostri amici... spettatori, che ora sanno che vi piace tanto Catania. Moltissimo. E quindi un saluto a tutti gli amici di Urban Week. Come ti chiami tu? Maura. Di Maura. Tutti gli amici di Maura, tutti gli amici di Cicci. Cicci. Di Simone. Simone, perché l'hai chiamato? Tu l'hai chiamato Ciccio prima. Cicci. Okay. Amici di Cicci di Maura, speriamo di diventare amici anche noi, così poi. Sì. Ciao a Urban Week.